tavoli regionali hanno già concordato i candidati su Trieste, dove c'è il sindaco uscente, su Pordenone, quindi una serie di luoghi sono stati già approvati da questo tavolo, su altri sono emerse varie ipotesi che insieme ai tavoli regionali cercheremo di dirimere. Le questioni che stanno a cuore a tutti e anche a voi saranno affrontate nei prossimi giorni in incontri appositi di Salvini, Meloni, Berlusconi, dell'UDC, Cesare. Che si rimandano anche a causa di questo braccio di ferro un po' distante tra Salvini e Meloni. No, noi stiamo facendo un altro lavoro, stiamo facendo il lavoro che ci è stato affidato, che ha riscontrato che sui 120 comuni superiori ai 15.000 abitanti una metà hanno già registrato un'intesa della coalizione, su altri stiamo vedendo se il candidato è migliore X o Y a Vasto, ma non sono problemi di Stato. L'altra questione è delegata ad altra sede, non era questo il luogo dove decidere. E noi stiamo tornando in Senato per delle votazioni. Posso dire che c'è anche la Meloni, perché abbiamo visto entrare... C'era la Russa e c'era... C'era Saccone e De Polli per l'UDC, c'era Sgarbi per Sgarbi, c'era Gasparri e Ronzulli per Forza Italia, c'era Lollobrigida della Russa e Donzelli per i Fratelli Italia, Crippa e Locatelli per la Lega, c'era Palozzi per Cambiamo. Perfetto, ma piace dell'ennesimo nome, per che devo dire, vediamo, questo ne parleranno appunto i leader della coalizione. Sappiamo che si vota a Roma, ma la Bongiorno sarebbe a... non lo so, io non Berlusconi, anche PM hanno detto che non va processato, la Corte Europea ha detto che va rivisto. E che cosa vuole che pensi? Berlusconi è perseguitato da 20 anni, basta con la persecuzione, io devo dire.